L'abuso della rana ha un fascino irresistibile che fin dalla preistoria ha attirato l'uomo verso il suo maestoso ingresso. Ma 80 anni fa ha iniziato ad attirare una categoria particolare del genere umano, gli speleologi. Essi hanno rivelato le bellezze racchiuse in questa cavità, tra cui spettacolari fenomeni geologici, dove tutto è regolato dal lavoro erosivo dell'acqua. Per moltissimo tempo è stata la grotta ad un solo ingresso più lunga d'Italia, ma negli ultimi 30 anni gli speleologi hanno fatto di tutto per abbattere questo primato e realizzare il sogno di un secondo ingresso che consentisse di accedere alle zone più remote entrando dall'alto. Finalmente nel 2012 questo sogno si è realizzato. L'aggiunzione del buso della rana con il sovrastante buso della pisatela ha creato un reticolo di 40 km di gallerie, ponendo ai vertici nazionali questo sistema carsico vicentino, situato nel territorio comunale di Monte di Malo. Con soli 15 km quadrati, l'altopiano del Faedo Casaron è una piccola porzione dei Monti Lessini orientali racchiuso tra le città di Malo e Valdagno. Rispetto ai grandi altopiani carsici è veramente minuscolo, ma grazie alla sua particolare natura geologica e alla favorevole successione stratigrafica ha permesso la formazione di cavità di dimensioni straordinarie. Nell'area nord-occidentale, l'andamento dei reticoli idrici sotterranei è condizionato dalla presenza di una estesa colata di basalti olivinici e vulcaniti, sormontata da una pila di calcari oligocenici. I basalti, grazie alla loro impermeabilità e alla loro giacitura, hanno determinato lo scorrimento incanalato delle acque da ovest verso est, secondo la generale immersione degli strati, che, essendo poco inclinati, hanno determinato una prevalenza di gallerie suborizzontali, una rarità nel panorama speleologico italiano. Ovunque è possibile osservare i due tipi di roccia, specialmente lungo i corsi d'acqua dove i ciottoli neri di basalto si mischiano a quelli chiari della roccia calcarea. La saletta nera è il luogo privilegiato per l'osservazione del punto di contatto, perché l'erosione meccanica della cascata è riuscita ad intaccare maggiormente la roccia vulcanica. In altri luoghi è possibile osservare anche strati di polveri, derivate da attività piroclastica, compattate in un'argilla molto friabile e colorata. I fossili che spesso affiorano dalle rocce, come i numerosi scheletri di riccio o l'incredibile banco corallino, veri gioielli di questa grotta, non lasciano dubbi sul fatto che le calcareniti di Castelgomberto si sono formate per deposizione di sedimenti alla base di un mare poco profondo, 20-30 milioni di anni fa. Il Museo Paleontologico di Priabona, situato a pochi chilometri dalla grotta, racconta magnificamente le grandi mutazioni che hanno interessato questo territorio durante le varie ere geologiche. La temperatura interna del complesso Rana Pisatela è stabile durante tutto l'anno e si attesta attorno ai 10-11 gradi centigradi. Questa temperatura corrisponde approssimativamente alla temperatura media annuale del territorio in cui si trova la cavità. Con una temperatura costante, d'inverno è più caldo dentro piuttosto che fuori. L'aria calda della grotta, più leggera di quella fredda, sale, uscendo dagli ingressi superiori e da numerose fratture impraticabili per l'uomo. È questo il momento favorevole per gli speleologi per andare a caccia di nuove cavità, perlustrando l'altopiano del Faedo Casaron, specialmente quando è innevato, alla ricerca di colonne di vapore che si levano dal suolo, oppure chiazze di neve sciolta, segno inequivocabile di un accesso al sistema sotterraneo. L'aria calda che sale richiama dall'ingresso principale della rana l'aria fredda esterna, che penetra all'interno della grotta per centinaia di metri. Durante i lunghi periodi di gelo, quando fuori la temperatura raramente sale sopra gli 0 gradi, arrivano a ghiacciarsi i laghetti interni, come pure quello di Caronte, evento eccezionale negli anni 60. L'abbondante stillicidio che cade dalla pila dell'acqua santa gela,
creando una notevole colata di ghiaccio che arriva anche ad ostruire completamente il passaggio. D'estate il flusso dell'aria si inverte. L'aria più fredda della grotta, essendo più pesante, esce dagli ingressi inferiori, mentre l'aria calda esterna viene aspirata da quelli superiori. In piena estate o in pieno inverno, quando è maggiore la differenza di temperatura tra dentro e fuori, nel tratto iniziale della rana tutta l'aria della grotta si incanala in un'unica condotta e la velocità del vento arriva a creare delle onde sulle superfici degli specchi d'acqua, specie al sifone e al laghetto di Caronte. Il tipo di calcare in cui sono scavate queste gallerie e le condizioni chimico-fisiche delle acque di percolamento non hanno favorito la formazione di tante concrezioni. Oltre alle classiche stalattiti e colate, sono numerose le concrezioni coralloidi, tipiche delle zone soggette a correnti d'aria. Purtroppo, nei rami più frequentati, le concrezioni sono state quasi tutte rovinate o asportate, però ci sono ancora alcuni luoghi dove è possibile osservarle, specialmente nel buso della Pisatela, molto meno frequentato e per questo più vicino a quello che poteva essere l'aspetto del buso della rana durante i primi anni d'esplorazione. La conoscenza dell'idrologia sotterranea è determinante per gli speleologi al fine di evitare di restare bloccati all'interno della grotta. Sono numerosi i tratti che si allagano completamente, rendendo impossibile il ritorno all'esterno. L'onda di piena arriva in prossimità dell'ingresso, approssimativamente dopo 5-6 ore dall'inizio della pioggia, ed effluisce in un tempo poco superiore dal momento in cui terminano le precipitazioni. In regime di magra, le acque vengono intercettate da cunicoli impraticabili per l'uomo e fuoriescono da sorgenti situate più a valle e più a sud, mentre l'ingresso del buso della rana si attiva solo in occasione di abbondanti precipitazioni. In grotta dopo un temporale, si resta impressionati dai segni lasciati dalla piena. È incredibile vedere fino a che altezza è capace di salire il livello dell'acqua in alcuni tratti di galleria. Anche nel buso della Pisatela,
Le piene non riescono a defluire attraverso gli angusti passaggi verso la rana e nelle salette antistanti il livello dell'acqua si alza di metri, fin dove si trova lo speleologo in queste immagini, allagando quasi completamente tutto l'ambiente. Agli incauti che dovessero restare bloccati all'interno, non resta altro che cercare uno dei tanti posti sopraelevati ed attendere che le acque ritornino ai loro regimi abituali. La grotta è stata frequentata fin dalla preistoria sicuramente come riparo temporaneo e come luogo di approvvigionamento dell'acqua. Sono numerosi i ritrovamenti di reperti effettuati nell'ex cava vicina all'ingresso, dove ora sorge il parco Incantamonte. Ad inizio Novecento ci furono pure alcuni naturalisti francesi che si limitarono alla visita del tratto iniziale della grotta, ma il vero inizio delle esplorazioni risale al 1933. Alcuni lavori per approvvigionamento idrico abbassarono il livello del laghetto terminale della grotta, lasciando uno spiraglio d'aria che consentì il passaggio dall'altra parte. Esploratori delle sezioni CAI di Arzignano e Vicenza ingaggiarono una sorta di competizione nelle esplorazioni, che portò alla scoperta di tutto il ramo principale e il ramo delle marmitte. I limitati mezzi di locomozione dell'epoca costringevano gli speleologi di Vicenza a recarsi in grotta facendosi oltre 20 km in bicicletta. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le esplorazioni riprendono per iniziativa di speleologi veronesi, coadiuvati da trentini e vicentini, che portano a raddoppiare le gallerie rilevate. Un nuovo ramo viene dedicato a Gastone Trevisiol, uno dei primi esploratori. Anche il gruppo grotte del CAI di Schio inizia a frequentare la grotta, risalendo il primo tratto del ramo dei salti con l'ausilio di tecniche alpinistiche. Con la nascita dei gruppi speleologici del CAI di Malo e del Proteo di Vicenza, la grotta vede un'intensa frequentazione e, per non creare sovrapposizioni nei lavori, le zone esplorative vengono divise tra i vari gruppi. Nel 1969 la fortuna bacia il Trevisiol di Vicenza, che supera una frana nel ramo attivo di destra e gli si aprono davanti chilometri e chilometri di nuovi rami, che li impegneranno per tutti gli anni 70. Durante le esplorazioni si imbattono nella meraviglia geologica di uno spettacolare specchio di faglia lungo un centinaio di metri, dove sono visibili i segni dello sfregamento tra le due pareti. Questo luogo suggestivo viene battezzato il Ventre della Balena. La scoperta e l'esplorazione di un nuovo corso d'acqua, il ramo nero, sarà quello che li impegnerà maggiormente. I tempi di avvicinamento alle zone esplorative e le lunghe permanenze in grotta, che arrivano a superare le 24 ore consecutive, suggeriscono la costruzione di un bivacco interno che consenta di riposarsi e restare in zona operativa per più giorni. Nel 1973 viene realizzato il bivacco di Sala Snoopy, vicinissimo alla caratteristica fessura da cui inizia il ramo nero. Si apre pure il nuovo orizzonte delle esplorazioni verso l'alto con tecniche alpinistiche. Il gruppo di Schio risale i camini Natale 77 e l'androne terminale in fondo al ramo principale. Il gruppo di Malo risale il ramo dei salti. Entrambi i gruppi arrivano a più 220 metri di quota rispetto all'ingresso. In questi anni anche il gruppo Proteo di Vicenza supera uno sbarramento nel ramo dei Ponticelli ed esplora numerose nuove condotte nella zona est della grotta, portando lo sviluppo complessivo a circa 15 km. Nel frattempo, sull'altopiano del Faedo Casaron, il gruppo di Schio trova un piccolo buco da cui soffia parecchia aria e iniziano subito i lavori per rendere umanamente transitabile quella che è una tana del diametro di poche decine di centimetri. Viene battezzato Buso della Pisatela, che in dialetto locale è il nome del girino della rana. Chissà che possa essere di buon auspicio. Negli anni 80, come nel decennio precedente, la scoperta di nuove gallerie avviene grazie allo scavo delle numerose frane che ogni tanto occludono il percorso.
È l'aria che vi passa attraverso a guidare gli speleologi e dare loro la certezza che dall'altra parte troveranno nuove condotte da esplorare. Però la grotta non sempre cede facilmente. Numerose frane potenzialmente promettenti sono state abbandonate e lasciate in attesa dell'arrivo di nuovi volenterosi speleominatori. Ormai, le esplorazioni dei rami più lontani dall'ingresso avvengono solo tramite l'allestimento di campi interni di più giorni o decine di ore consecutive di permanenza in grotta. Oltre a Snoopy, nascono pure i bivacchi nel ramo dei Sassi Mori e in quello della Sala dei Tufi nel ramo nero, proprio a fianco del meraviglioso Lago Dops, uno dei luoghi più suggestivi di tutta la grotta. Sempre di più ci si rende conto della necessità di un nuovo ingresso che consenta di arrivare in questi posti più velocemente. Ecco che le attenzioni vanno alla risalita dei camini interni, che nella rana sono numerosi e posizionati in più punti della grotta. Ramo dei G, Giacomelli, Camini, Papè Satan, Silvestro, con alcuni di essi che arrivano anche a soli 20 metri dalla superficie senza tuttavia riuscire a vedere la luce esterna. Contemporaneamente si intensifica pure l'esplorazione e ricerca di abissi sull'altopiano, arrivando anche oltre i 150 metri di profondità, purtroppo senza mai intercettare il sottostante reticolo di gallerie. L'area esterna aveva visto un progressivo stato di degrado e abbandono a partire dagli anni 70, ma nel 1998 l'amministrazione del comune di Monte di Malo e la provincia di Vicenza, con una serie di lavori di ripristino e valorizzazione, hanno ridato dignità ad un luogo naturale di grande fascino. A livello esplorativo, i risultati più importanti degli anni 80 toccano al gruppo di Malo che, partendo dal dedalo di gallerie della zona PEEP, passa la selettiva strettoia Paolo e copre il ramo nord. Gli anni 90 non regalano scoperte eclatanti, ma permettono di avanzare ulteriormente in molte parti della grotta. Dopo numerose fessure allargate di forza, la Pisatela concede finalmente grandi gallerie, illudendo il gruppo di Schio di essere penetrato finalmente nel reticolo della rana, ma la gigantesca frana della Sala dell'Orda blocca nuovamente le esplorazioni. Nel 2000 la grotta ottiene un importante riconoscimento per la sua futura tutela. Viene inserita tra i siti di interesse comunitario, grazie alla presenza di varie specie di chirotteri che la usano come rifugio estivo e luogo di letargo invernale. L'intuizione di tre giovani speleologi scledensi consente di superare la frana della Pisatela e trovarsi di fronte ad un lago dalle pareti scure, lo Stargate, la porta che spalanca le esplorazioni a ben 6 km di gallerie che convergono tutte nel collettore centrale dello splendido ramo Giacobbi. Lo Stargate nascondeva pure la porta d'accesso al ramo Schio, che convoglia tutta l'acqua della Pisatela verso le zone più remote del ramo nero, fermandosi di fronte ad una frana a soli 25 metri in linea d'aria dalla rana. La prospettiva di una giunzione anima il gruppo di Malo, che si impegna nello scavo dal lato rana. Durante un campo interno di più giorni, nel Natale 2003, una squadra di Schio ode dalla Pisatela il rumore degli scavi della squadra di Malo in rana. I due gruppi uniscono le forze per scavare assieme dal più comodo lato Pisatela, ma la frana è un osso duro. E dopo molti sforzi con piene che ricoprono il lavoro fatto, i lavori vengono abbandonati quando mancano 14 metri dal sogno. Qualche anno più tardi, quasi beffardamente, è invece la Pisatela ad avere il suo secondo ingresso, posizionato quasi sul punto più alto dell'altopiano. Nel frattempo vengono scoperti due nuovi chilometri in rana, uno in fondo al ramo nord ad opera del gruppo di Malo, l'altro addirittura sopra il ramo principale per merito del Trevisiol di Vicenza. È la dimostrazione che occhi attenti e curiosi sono in grado di scovare cose nuove anche dove si dava per scontato di aver già scoperto tutto. Nel 2011 gli speleologi di Malo, con un impeto d'orgoglio, tornano all'attacco della frana che separa la rana dalla Pisatela. Viene messa a punto una tecnica di scavo più dispendiosa in termini di tempo e fatica, ma più sicura e stabile sotto l'aspetto della sicurezza e della tenuta nel tempo. Viene pure installato un cancello per impedire alle piene di riempire di detriti la zona di scavo e nello stesso tempo ripristinare l'originale flusso d'aria come era prima dell'inizio degli scavi.
numerose uscite congiunte portano a rilevare con larva che la distanza che separa le due grotte sta diminuendo sempre di più, fino a quando, il 17 marzo 2012, cadono gli ultimi blocchi rocciosi. Ed è giunzione! Il sogno si è finalmente realizzato. Per la prima volta degli speleologi entrano al buso della rana dal secondo ingresso. A fine luglio viene fatta la prima traversata Pisatella-Rana da un gruppo misto di 28 speleologi vicentini di tre generazioni. È l'apoteosi di 80 anni di esplorazioni. Oggi la grotta è meta di migliaia di visitatori all'anno che in qualsiasi stagione percorrono le sue gallerie. Sono moltissime le visite guidate, organizzate dai gruppi speleologici o dalle guide naturalistiche, che accompagnano persone di ogni età nella vista del ramo principale, quello che presenta meno difficoltà, ma che è anche tra i più remunerativi sotto l'aspetto della bellezza e la varietà degli ambienti. Per tutti, le difficoltà maggiori si trovano quasi all'inizio. Dopo 200 metri bisogna strisciare sulla roccia al passaggio del sifone, punto che viene chiuso dall'acqua durante le piene. Subito dopo si presenta la ferratina sopra il laghetto di Caronte. I più piccini non sono in grado di affrontarla e la evitano, passando in modo più divertente a bordo di un canotto. Thank you.
dopo una serie di comode ed alte gallerie, alla sala della scaletta la morfologia cambia completamente in una stretta ed alta forra meandreggiante, con il fondo occupato da laghetti, che si conclude nel grande camerone della lavina. Gruppi composti da escursionisti più esperti possono invece essere guidati nel ramo attivo di destra, vera dorsale che collega la maggior parte dei rami interni, e dirigersi fino al bivacco di Sala Snoopy, passando per alcuni dei tratti più belli e significativi di tutta la grotta. Agli speleologi è riservata tutto il resto della cavità, dato che l'impegno fisico e tecnico presuppone una preparazione specializzata per poter frequentare in sicurezza l'ambiente ipogeo. Il ramo dei salti è sicuramente tra quelli preferiti e consente di risalire una serie di spettacolari pozzi, alzandosi di oltre 200 metri di quota rispetto all'ingresso. Oggi, a distanza di oltre un anno dall'inaugurazione del parco e del ristorante adiacente alla grotta, i visitatori occasionali sono aumentati notevolmente. L'ingresso vede un grande via vai di curiosi, e chissà che tra i ragazzini che oggi giocano davanti all'imbocco della grotta non si celino gli speleologi esploratori di domani. Il complesso carsico Buso della Rana Buso della Pisatela non ha ancora rivelato tutto il suo potenziale. Lo studio idrogeologico di Enrico Gleria aveva previsto esattamente quale doveva essere il reticolo di gallerie con 20 anni d'anticipo rispetto alla scoperta. L'altopiano non ha ancora svelato la porta d'accesso al sistema della Grotta della Poscola, con un'estensione stimata pari a quella della Rana Pisatela, altri 50 km di gallerie che attendono di vedere la luce degli speleologi. Intanto che ci sarà voglia di fare, costanza e determinazione, si riuscirà ancora a ricevere moltissime soddisfazioni da questo splendido complesso carsico vicentino.